Emozione certamente, la grande impronta della Chiesa Ambrosiana, il desiderio anche di portarla in questo nuovo incarico così arduo, così complesso, ma così pieno della gioia del Signore. Emozione credo si sia vista ed è vera. Io penso che a cuor leggero una decisione come questa del Papa non si può prendere, e quindi un po' di tremore ai polsi c'è, ecco. Però abbiamo fiducia nel Signore e in chi ci ha chiamato. Detto questo, io non credo che dovrò puntare molto sulle cose che da qui porto a Brescia. Sin d'ora sono molto desideroso di conoscere bene le cose che troverò là, perché mi preme inserirmi dentro il solco di una tradizione che è nobile ed è molto ricca. Vorrei dare il mio contributo e farlo insieme a tutti gli altri, ecco. La terra ricca è anche complessa, però. Sì, sì, a me piace dire così. Mi piace molto la parola serenità, l'ho anche ripetuta. Credo che come Chiesa dobbiamo contribuire a dare serenità alla nostra società, ma la serenità non la si guadagna a poco prezzo, occorre tanta serietà, perché bisogna affrontare la complessità, occorre tanta riflessione, tanto pensiero, perché la realtà nostra è tanto ricca quanto articolata, abbiamo tante sfide, però se lo si fa con fiducia, mettendo insieme le energie, valorizzando la buona volontà di tante persone, io credo che possiamo fare bene. Ecco. Credo che la tradizione ambrosiana sia abbastanza simile a quella bresciana, per esempio il gusto per il lavoro, il desiderio di operare con intelligenza e con il senso dell'organizzazione. In questo mi pare siamo abbastanza simili, almeno io non conosco benissimo Brescia, ma intuisco che è un poco così. La differenza la scoprirò e penso che questo sarà interessante farlo. Ecco. Credo molto nel valore della parola di Dio. In questo devo dire, io personalmente mi collego molto anche alla figura del Cardinal Martini, che mi ha ordinato. Io sono un po' cresciuto con lui, ecco, anche dal punto di vista del ministero. Credo che la parola di Dio abbia molto da dare oggi, perché permette di fare quel lavoro cui accennavo prima, cioè un lavoro di riflessione, di conoscenza maggiore della realtà. La capacità di affrontare le sfide dipende anche dall'ascolto che noi poniamo in questa rivelazione che Dio ci dà. Io personalmente ho una grande venerazione per Paolo VI e anche questo direi mi tocca profondamente. Il mio desiderio è farmi aiutare dai bresciani a comprendere meglio Paolo VI.